Salve a tutti, io faccio parte della Old Economy, sono amministratore delegato di un'azienda che realizza edifici prefabbricati per logistica, produttivo e centri commerciali. Fare innovazione nel nostro settore ha una difficoltà tipo un tuffo carpiato con triplo avvitamento rispetto al vostro ambito e voglio presentarvi un sistema che abbiamo sviluppato che si chiama Manini Connect e ve lo voglio presentare con un video introduttivo in modo che possiate capire di cosa parliamo. Get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, no. I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, no. I get a good feeling, yeah, yeah. Qual è la differenza rispetto ad una sensoristica normale applicata esternamente ad un edificio? Noi facciamo modellazioni strutturali, noi studiamo da un punto di vista iniziale l'edificio, da un punto di vista sismico. Immaginate di poter avere una serie di informazioni che noi abbiamo realizzato edifici di alcune delle aziende qui rappresentate. Immaginate di poter sapere immediatamente a seguito di un evento sismico che cosa è successo su quell'edificio, se l'edificio è agibile o meno rispetto a non valutazioni
esterne e visive da un ingegnere che viene chiamato a seguito di un evento sismico, ma il produttore, che siamo noi, ha modellato una struttura, ha fatto un'analisi agli elementi finiti e poi riesce a identificare quali sono stati ad esempio gli spostamenti con accelerometri e con inclinometri e riuscire a dire al cliente qual è il livello di danno di sicurezza residua dell'edificio. Immaginate anche il valore immobiliare di un edificio che un imprenditore poi si ritrova a dover vendere e riesce a dare una storia anche degli eventi accaduti su quell'immobile relativamente a bombe d'acqua e a come ha gestito e come l'edificio ha gestito anche il deflusso delle acque meteoriche relativamente a eventuali allagamenti. Molti clienti hanno questa necessità e queste paure. Noi abbiamo interpretato le paure degli imprenditori, che sono i nostri clienti che realizzano edifici industriali o edifici commerciali, e li abbiamo tradotti in un servizio. Si è parlato molto di prodotto che è diventato servizio, noi abbiamo fatto questo, grazie. Grazie mille.